Vasto incendio sulle colline di Saltara, fuoco 5 ettari di sterpaglie, lambite alcune abitazioni. Avanti tutta con l'arretramento della ferrovia, la giunta comunale di Fano approva un atto di indirizzo condiviso, domani l'incontro con i capigruppo e poi quello con il ministero e RFI, da stabilire fondi, tracciato e nuova stazione. Il questore di Pesaro Urbino va in pensione, oggi il saluto alla stampa dopo 38 anni di servizio nella Polizia di Stato, da domani subentra Raffaele Clemente. La salute è un diritto, rispettarla è un dovere. A Carrara di Fano monta la protesta dei residenti che hanno affisso gli striscioni contro la centrale elettrica, chiamato in causa anche il sindaco Sergio. Ultimo sforzo per i maturandi, anche negli istituti fanesi è iniziata la prova orale. Difficile con il fatto del documento, perché se non sai il documento che ti capita, cioè se non lo sai è fatta. Scienza, spiritualità, musica e buon cibo, Conterranea sbarca a Mumbaroccio con una cena spettacolo nei giardini di Palazzo del Mu. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In primo piano l'incendio divampato questa mattina sulle colline di Saltara nel comune di Colli al Metauro. Il rogo si è sviluppato nel tratto compreso tra Via delle Rose e la strada che conduce al Museo del Balì. Nel primo pomeriggio il nostro operatore Giacomo Vitali ha intervistato Roberto Baioni, che è il capo reparto del comando dei Vigili del Fuoco di Pesaro, sul posto per le operazioni di spegnimento. Allora sentiamo le sue dichiarazioni. Baioni, quanto è grande l'area incendiata? Guarda, adesso da una valutazione empirica, più o meno dai 3 ai 5 ettari di macchia, sterpaglia e arbusti. Più o meno una valutazione così empirica che abbia fatto una stima che posso fare adesso. Chiaramente è tutto un pochino da valutare. A che ora è successo la caduta? Dunque, io credo che la caduta sia successa, noi siamo intervenuti, mi pare, verso le 11 qui. Chiaramente noi siamo del comando di Pesaro, siamo venuti in supporto a Fano perché il distaccamento era fuori per un altro intervento. Chiaramente noi ci avvicendiamo in base alle esigenze di servizio, quindi siamo intervenuti, non mi pare, verso le 11 e poi abbiamo avuto il supporto di Fano appena intervenuto, ha finito l'intervento, chiaramente è venuto a darci un supporto complementare. Al momento avete la situazione sotto controllo? Adesso il fuoco è sotto controllo, chiaramente è stato allertato l'elicottero della regione, quindi in servizio AIB, e che ha provveduto chiaramente al supporto degli uomini a terra con più o meno una trentina, forse una trentina di lanci. Chiaramente adesso la situazione è sotto controllo, l'elicottero è rientrato alla regione, quindi a Cingoli, lui ha la base a Cingoli, e quindi non c'è più bisogno del proprio intervento. Chiaramente è stato un supporto valido, perché in questo caso, essendo prendendo fuoco chiaramente tutta la scarpata e l'estensione è abbastanza ampia, in più la zona impervia, ci ha dato un aiuto non indifferente. Con quanti mezzi siete intervenuti? Noi siamo tutti con cinque mezzi e più o meno 12 uomini. Adesso partiranno le operazioni anche di bonifica? Allora, il supporto a noi, chiaramente abbiamo una convenzione che ci permette di chiedere il supporto della protezione civile in modello AIB, quindi in sterpaglia. Quindi loro fanno una bonifica e un controllo anche della situazione, anche in assenza nostra, autorizzato chiaramente dalla direzione di Pesaro, delle Marche. I vigili del fuoco hanno lavorato anche tutto il pomeriggio per le operazioni di bonifica, più di 5 ci dicevano in totale gli ettari interessati dal rogo, per fortuna non sono stati provocati danni a persone o cose e con molta probabilità l'area verrà sorvegliata anche durante la serata da parte dei pompieri e dei volontari. Tragedia in mare questa mattina alle 9.30 a Pesaro, dove all'altezza dei Bagni 27 un settantenne ha accusato un malore mentre passeggiava in acqua. Alcuni bagnanti hanno subito chiesto aiuto. È intervenuto il bagnino, è stato allertato il 118 e dall'ospedale di Torrette si è elevata in volo l'eliambulanza. Purtroppo però, nonostante i tentativi di rianimarlo, per il pensionato non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche la Capitaneria di Porto per eseguire gli accertamenti previsti dalla legge.
Cambiamo argomento. La Giunta Comunale di Fano ha approvato un atto di indirizzo condiviso sull'arretramento della ferrovia. Domani si terrà un incontro con i capigruppo, a cui seguirà quello con il Ministero e RFI, Rete Ferroviaria Italiana. Se l'esito sarà positivo, si passerà alla definizione del tracciato e della collocazione della nuova stazione. Un progetto strategico per Fano che libera la linea di costa e la città storica da quei binari, contribuendo ad uno sviluppo economico, turistico e sociale irripetibile. È quanto riporta l'atto di indirizzo politico deliberato questa mattina dalla giunta del sindaco Seri, che conferma l'unione di intenti ma ad alcune condizioni: che i centri abitati vengano tutelati dal nuovo tracciato e che vengano salvaguardate le esigenze paesaggistiche, ambientali ed inquinamento acustico. Le risorse che il Ministero ha destinato per l'arretramento della dorsale Adriatica ammontano 5 miliardi di euro, ma a questa cifra potrebbero aggiungersi altre risorse. L'obiettivo è quello di valorizzare la costa est del nostro paese, previsti anche interventi di potenziamento e velocizzazione che consentiranno entro il 2026 di ridurre di 30 minuti i tempi di percorrenza fra Lecce e Bologna. Per il sindaco Seri sarà necessario un confronto con tutte le forze politiche e con i comuni limitrofi affinché non venga persa un'occasione storica. È sotto gli occhi di tutti vedere cosa significa avere la ferrovia che ti attraversa, che fiancheggia tutti i centri abitati del lungomare. C'è una grande opportunità, ci sono risorse vere per poter arretrare, e allora su questo ci deve essere una convinzione, un appoggio. Non è che può essere il sindaco da solo che si muove in maniera autonoma, e oggi ho voluto rimarcare da parte della Giunta, che all'unanimità ha votato questo atto di indirizzo, che riconosce una grande opportunità questa possibilità di arretramento. E domani incontrerò anche tutti i capigruppo, dove voglio che anche loro condividano insieme a me, in modo tale che sia un'opportunità di tutta la città, di tutte le forze politiche, non è di uno o dell'altra, perché è un tema talmente importante. Io avevo un compito, quello di fare in modo che Fano non rimanesse esclusa. Fano è inclusa a tutti gli effetti, ci sono le condizioni questa volta per farlo davvero. Con questo atto noi poniamo una bandiera, un punto fermo di volontà. È chiaro che su questo ovviamente c'è il ragionamento con la Regione e con gli altri comuni, e la strategia, poi le scelte le fa sempre il Ministero e RFI. Però in questo caso possiamo dire che Fano è nella partita. Sono ancora da valutare invece se al tracciato che la nuova stazione, per i quali dovranno essere seguite le direttive dettate anche da RFI dal punto di vista tecnico, logistico e ambientale. La stazione, ad esempio, non potrà allontanarsi troppo dal centro storico, per questo si ipotizza la zona di Chiaruccia. Il destino poi della tratta dismessa? Quella sarà una grande occasione di riqualificazione in chiave green. Ovviamente non dovrà dare spazio ad altro cemento, ma sarà mobilità leggera, sostenibile. Sarà ripensare anche i servizi e la chiave. Pensate solo quello che può rappresentare tutta la parte sotto le mura e quale prospettiva nuova ci può essere per il lungomare, e ovviamente anche per la parte sud come per la parte nord, dove la ferrovia crea un grosso impatto. Quindi sarà sicuramente, su questo ovviamente ci stiamo lavorando, daremo anche un incarico per elaborare delle proposte concrete che poi ovviamente sottoporremo agli organi competenti. Dopo 38 anni nella Polizia di Stato, il questore di Pesaro Urbino lascia l'incarico in vista del suo collocamento in quiescenza. Questa mattina Todisco ha incontrato la stampa per fare un bilancio sulla sua attività professionale. Da domani subentrerà Raffaele Clemente, attuale vice questore di Terni. Devo confessare che oggi prevale la malinconia. Malinconia perché dopo tanti anni di lavoro di polizia, 38 anni esatti, adesso nel rimettere a posto l'ufficio e donarlo al mio successore integro e pulito, ho dovuto recuperare tutti i documenti, targhe, encomi, premi, che è tutta una vita professionale, quindi scorre nei miei ricordi tante persone, tanti momenti di particolari. Oggi non è una giornata particolarmente felice per me. Come ha trovato la città quando è arrivata e come la sta lasciando? Allora, io ho trovato una bella città, una città sana, educata, pulita, solidale, una bella realtà. Credo
di aver contribuito in questi 2 anni e mezzo a mantenere insieme a tutti i miei collaboratori, i miei funzionari e personale, a mantenere la qualità della vita a Pesaro in provincia elevata come l'ho trovata. Sono arrivato il 24 febbraio del 2020 e ricordo, come ho detto in precedenza anche da altri organi di stampa, che il 24 pomeriggio ci fu la prima riunione plenaria in prefettura con tutti i sindaci della provincia per discutere se chiudere o meno le scuole. Quindi da lì poi è ripartita la crisi e giorno per giorno è peggiorata. Ha coinvolto tutti, la prima ondata qui a Pesaro è stata veramente terribile, anche la questura è stata falcidiata, compreso me stesso, dal Covid, e abbiamo veramente fatto salti mortali per assicurare in quel periodo personale sia interno che sul territorio, in modo tale da poter garantire la cittadinanza del servizio che noi dobbiamo garantire in ogni caso. Passiamo agli studenti che si apprestano a concludere l'esame di maturità. È iniziata infatti la settimana che ha aperto ufficialmente il colloquio orale dell'esame di Stato. Ci troviamo al campus di Fano, alle mie spalle il liceo classico Guido Nolfi, dove questa mattina si stanno svolgendo i tanto attesi esami orali. Abbiamo raccolto le emozioni dei ragazzi, la loro sensazione di libertà dopo questa prova e anche le tensioni prima di iniziare. Andiamo a vedere le interviste. Esami finalmente finiti, come ti senti? Molto bene, molto libera e vuota finalmente, e bello. E com'è andato questo orale? Molto bene, è difficile con il fatto del documento, perché se non sai il documento che ti capita, cioè se non lo sai è fatta, però se lo sai e riesci a collegare tutto è una cavolata. Cosa ti è capitato? Mi è capitato un quadro del realismo, lo spaccapietre, e da lì poi ci ho collegato tutte le materie, italiano, scienze umane, filosofia. E la commissione come ti è sembrata? La commissione è molto brava, tanto sono tutti interni, ti mettono a proprio agio. Quanto è durato più o meno? Un'ora scarsa, però siamo lì. E adesso cosa farai? Adesso vado a mangiare, a fare un aperitivo e poi mi punto all'università, studio per quello. Com'è andata questa prova finale? Bene, speriamo... Sono soddisfatta del risultato. Le tue emozioni? Adrenalina ancora, però sono contenta di aver concluso finalmente questo percorso, è stato lunghissimo. E sono contenta. Progetti per il futuro? Sì, proverò a entrare a medicina. Com'è andata questa prova? Ma dai, sicuramente è stata una bella esperienza, il documento a me è uscito Marx riguardo al materialismo storico, diciamo erano le cose in cui ero preparato meglio, quindi dai, diciamo abbastanza bene. Bella esperienza, un ciclo che si è concluso, adesso ho università, vediamo cosa sarà. La commissione come ti è sembrata? Dai, sono stati un po' cattivi, un po' bravi, dipendeva molto dalle situazioni, però nel complesso ci hanno aiutato, sia a me ma anche altre persone, quindi dai, tutto sommato bene. Ci puoi spiegare il procedimento da quando entrate? Allora, praticamente quando entri saluti tutta la commissione, loro ti forniscono un documento capovolto e dei fogli di carta con una penna in cui poter fare tutti i collegamenti interdisciplinari e poi ti danno 2 minuti di tempo per poter fare i collegamenti e di conseguenza poi parti con il tuo discorso, fai i tuoi collegamenti interdisciplinari, poi ti fanno delle domande, si parla di Agenda 2030, poi educazione civica, una panoramica sul il tuo percorso di studi in questi 5 anni e poi ti lasciano andare e poi sei libero. Emozioni prima e dopo? Emozioni prima abbastanza negative, ansia, tanta ansia, dopo voglia di fare serata, tanta voglia di fare serata. Invece qualche progetto per l'estate o per il futuro? Per l'estate studiare, perché io voglio fare architettura, quindi devo fare un test nazionale e mi devo preparare. Però oltre a quello andare al mare, divertirsi, abbronzarsi e tante sbornie. Oh,
La salute è un diritto, rispettarla è un dovere. Via i tralicci, sindaco, facciamo i seri. Sono alcune delle scritte comparse sugli striscioni affissi dai residenti di Carrara Fano che continuano a protestare contro la centrale elettrica. I cittadini, come hanno spiegato sulla nostra pagina Facebook dedicata ai reporter di strada, attendono ancora che il sindaco Massimo Seri si pronunci sulla richiesta di istituire una commissione tecnica che valuti l'impatto che avrà la nuova centrale. Aspettiamo ancora che ARPAM, hanno proseguito, venga chiamata ad effettuare le misurazioni del rumore. Ci dobbiamo aspettare una discesa in piazza? E sono diverse le segnalazioni arrivate sempre alla nostra redazione per denunciare lo stato in cui si trova la stazione ferroviaria a Fano. Tiziano Busca ha pubblicato sui social foto e video ringraziando in modo sarcastico le ferrovie dello Stato italiane. Non solo non ci date i treni, ha scritto Busca, ma togliete anche le sedie. E invece si è costretti a sostare sotto il sole attendendo i treni regionali. Non cito l'amministrazione comunale e gli assessori competenti. Aggiunto, anche l'arredo è di tutto pregio proprio sulla stazione. Il sindaco Seri ha annunciato che sarà riqualificata entro il 2024. Ancora spazio alle vostre segnalazioni che ci portano in via Fanella Fano, dove un telespettatore ha realizzato un video per mostrare la pericolosità dei rovi che da un campo di proprietà comunale arrivano fino alla strada. Siamo a fianco al civico 85 di via Fanella. Questo è un campo che è stato ceduto al comune. Come vedete è tenuto da schifo, ma non è un problema di estetica quanto il problema di una persona che va in bicicletta, un ragazzino, si ritrova davanti alla faccia un ramo con le spine. L'altro giorno mia amorosa quasi ci ha rimesso un occhio. È già stato segnalato, è ancora qua. Ripeto, proprietario del comune. Ed è stato segnalato, ci diceva, circa due settimane fa anche. Il comune di Fano cerca giovani dai 18 ai 21 anni che abbiano voglia di adoperarsi per riqualificare e rendere migliori i luoghi della città. Le iscrizioni sono già aperte e il progetto di cittadinanza attiva partirà dal mese di luglio. Assessore, c'è una bella opportunità per i giovani del nostro territorio. Sì, c'è una bella opportunità, facciamo il bene comune, è un bando che viene messo a disposizione dalla Regione, ci sto a fare fatica, è la ripetizione, si ripropone quello fatto lo scorso anno perché ha funzionato veramente bene, c'è stata un'adesione molto importante di giovani, giovani compresi tra i 16 e i 21 anni, ai quali faccio un appello affinché si possano iscrivere e partecipare a questo progetto. È un progetto bellissimo in cui potrete non solo socializzare, su di voi, ma potrete prendervi cura della vostra città. È un progetto attraverso il quale riqualificheremo degli spazi pubblici, entreremo nei parchi, potremo pitturare panchine, potremo comunque fare dei lavori oltre che fisici, magari di pulizia, ma anche proprio di creatività. Pertanto vi invitiamo a restare protagonisti della città e è molto importante perché anche il fatto stesso che dedicate un momento estivo del vostro tempo ha un significato e ha un valore sociale, oltre che appunto dello stare insieme per la vostra città. Quando si svolgerà l'iniziativa? L'iniziativa, una volta raccolte le adesioni dei ragazzi e delle ragazze di tutto il territorio dell'ambito, quindi dei 9 comuni, dovrebbe partire dall'11 luglio. Per tutto il mese di luglio, appunto, e la prima settimana di agosto. Abbiamo aderito come ambito sociale 6, perché, quindi per tutti i comuni, per i 9 comuni, perché riteniamo interessante questo percorso di educazione alla cittadinanza attiva per i nostri giovani, perché sacrificio, condivisione, cura del bene comune, degli spazi, rispetto della cosa pubblica e lavoro di gruppo sono sicuramente valori da promuovere, anche per fare in modo che ragazzi e ragazze dai 16 ai 21 anni possano davvero maturare un percorso di cittadinanza attiva e consapevole. Il comune di Cartoceto invece fa sapere che dall'1:30 di questa notte alle 6:30 di domani mattina su tutto il territorio comunale verrà effettuato il primo intervento di disinfestazione contro le principali specie di zanzare. Quindi per precauzione si raccomanda di tenere le finestre chiuse, di ritirare il bucato e di tenere al chiuso gli animali domestici. E rimaniamo proprio a Cartoceto, dove i vignaioli d'autore hanno lanciato una nuova campagna di comunicazione denominata Le vie del Bianchello del Metauro d'Occolo. Vediamo di che cosa si tratta.
Bianchello da vivere, da conoscere, da gustare. Non esiste una sola via del Bianchello, ma tante quante le esperienze da provare lungo i percorsi che conducono alle cantine dei vignaioli d'autore. Il progetto che riunisce 9 produttori che si dedicano alla Mata d'Oc marchigiana, un vino bianco simbolo del territorio che nel 2019 ha celebrato 50 anni di denominazione controllata e che nel 2021 ha chiuso con un totale di 1 milione di litri di vino, registrando un più 20% rispetto all'annata precedente. Per rendere ancora più attrattiva la destinazione vitivinicola è stato presentato il progetto Le Vie del Bianchello del Metauro Doc, un'iniziativa apripista della nuova campagna nazionale di comunicazione improntata anche sui canali social e che punta alla bellezza del territorio, alla storia antica, ai paesaggi da sogno, alla tradizione vitivinicola millenaria. Un vino attuale, è chiaro che è un vino smart, un vino che ha negli anni acquistato grande rilevanza a livello nazionale perché di fatto con la sua duttilità tra tradizionale, passito, spumante, superiore, si è posto su tavoli nazionali e internazionali in maniera veramente eccezionale. Però siamo qui per promuovere veramente la DOC ma anche il territorio stesso, perché possiamo fare con l'enoturismo da traino veramente per un turismo esperienziale, per la valorizzazione di un territorio che purtroppo negli anni probabilmente non ha avuto tutte le sue rivalse o attenzioni a livello nazionale e internazionale. E sono diverse le esperienze pensate nelle cantine per gli amanti del vino, come degustazioni, cene in vigna, picnic tra i filari, ma non solo, perché qualche vignaiolo propone anche trekking, birdwatching, osservazioni astronomiche, concerti, attività artistiche e dibattiti. Abbiamo delle grandi produzioni, delle grandi eccellenze agroalimentari, questo territorio, Cartoceto, ne è la riprova, non soltanto per ciò che riguarda il vino, ma è anche sede dell'unica DOP oleari di tutta la regione Marche, lo ricordiamo. Ma molto spesso questa cosa ce la raccontiamo all'interno della cinta muraria di casa, diciamo così, e dobbiamo imparare invece a fare una narrazione molto più efficace oltre confine, fuori dai confini nazionali e quindi su uno scenario completamente nuovo. Il secondo grande salto di qualità è costruire su queste eccellenze appunto un sistema economico, rafforzare le nostre aziende e al tempo stesso non è soltanto una questione di carattere produttivo, ma in questo senso va l'enoturismo, possiamo sicuramente sviluppare invece un sistema di accoglienza e di ricettività turistica molto molto importante, purché però sia qualitativamente adeguato ovviamente a quella che è l'attesa di quel target dei visitatori. Ed è tutto pronto per il Palio delle Contrade che torna da domani a domenica nel centro storico di Fano con attività per grandi e piccini, spettacoli d'attrazione e giochi in cui le contrade si sfideranno per contendersi l'ambito premio. Si parte venerdì 1 luglio, quando l'evento si concentrerà nella zona del Pincio di Fano con tante iniziative per bambini e con l'esibizione del gruppo storico La Pandolfaccia per celebrare il gemellaggio con il gruppo di sbandieratori provenienti da Rastatt. Sabato invece si terrà la rievocazione storica del matrimonio di Pandolfo III Malatesta e Paola Bianca, ma non solo, ci saranno accampamenti storici, mercato antico ed esibizioni che faranno da cornice alla manifestazione. Inoltre sarà ufficializzato il gemellaggio alla presenza dei sindaci delle rispettive città. Infine, domenica le 4 contrade, San Francesco, Portanova, Castel dei Mammoli e Vescovado, si sfideranno per scoprire chi sarà il vincitore del palio. Ancora eventi, sabato 2 luglio in piazza Giovanni Paolo II a Lucrezia di Cartoceto si svolgerà un gemellaggio tra bande. Il corpo bandistico di Cartoceto organizza un concerto insieme all'orchestra svedese Helsingborg Drumkorps. Il programma in collaborazione con il comune e le Proloco avrà inizio alle 21.15 con l'esibizione delle due orchestre, mentre alle 23.15 le due realtà si uniranno per suonare insieme diversi brani musicali. Torniamo a parlare di Conterrania, il viaggio nelle terre della DOP Cartoceto che sabato farà tappa a Monbaroccio. Lasciatosi alle spalle Colli al Metauro, Conterrania prosegue il suo viaggio e approda sabato 2 luglio a Monbaroccio. L'evento, voluto dai comuni dell'areale dell'unica DOP delle Marche e dalle Proloco con il patrocinio della regione, prevede musica, spettacoli e denogastronomia uniti in una serata dalle grandi atmosfere. Il 2 luglio vi aspettiamo nell'immensità e nella bellezza di questo giardino di Palazzo del Monte per ritrovarsi e ritrovarci tutti insieme in un contesto particolare. In un contesto dove la scienza e la cultura del palazzo di Guidobaldo del Monte, nella figura di Guidobaldo del Monte, si guarda
verso il Beato Sante, laddove la fede e la cultura hanno contraddistinto il nostro territorio. Quindi da una parte la scienza e dall'altra la religione. La fede e la scienza. Due situazioni che nella storia hanno spesso avuto delle conflittualità e che grazie a Gabriele Guzzoni metteremo tutto e tutti intorno allo stesso tavolo per degustare le peculiarità del nostro territorio, le qualità di quello che il nostro territorio ha da offrire a voi che vorrete venirci a trovare. Tutto accompagnato da un contesto musicale unico nel suo genere. A fronte del percorso scienza e religione abbiamo voluto mettere insieme gli archi e il sassofono, gli ottoni, due elementi musicali molto contraddistintivi, molto lontani fra di loro, ma che appunto a fronte di questa sinergia fra scienza e religione si ritrovano a suonare insieme. Nella particolarità del contesto devo ringraziare il maestro Mangani che ha aiutato a scrivere i testi di quello che ascolterete quella sera, quindi grazie maestro, e un grazie particolare anche a Stefano Mancini, sassofonista di alto grido, trasversale nella sua politica musicale e al contempo i 5 musicisti internazionali che suoneranno in questo contesto meraviglioso di Palazzo del Monte. Il costo della serata è di 50 euro e comprende la cena, l'ingresso al concerto spettacolo, il viaggio di conterranea, poi si concluderà il 9 luglio a Cartoceto nello splendido belvedere di Piazza Marconi. Si è conclusa con 2 medaglie ma anche con un pizzico d'amaro in bocca l'avventura di Flavia Morelli ai Giochi del Mediterraneo di Oran in Algeria. La 23enne campionessa della bocciofila Lucrezia torna a casa con 2 medaglie ma senza aver mai sentito l'inno di Mameli suonato in suo onore. Nel dettaglio Flavia ha ottenuto la medaglia di bronzo nella prova individuale e quella d'argento nella prova di coppia femminile insieme alla compagna di nazionale, la bresciana Ilaria Treccani. Complimenti a Flavia, noi tra poco manderemo in onda uno speciale condotto da Maria Elena Del Bianco sull'inaugurazione del nuovo stabilimento di Mondolfo, di una nota azienda di produzione e di distribuzione di cosmetici. Prima di chiudere ringraziamo i tanti telespettatori che oggi ci hanno inviato foto e video al 338 4968 250, grazie per aver seguito Occhio alla Notizia, l'appuntamento con l'informazione domani mattina alle 7 insieme al direttore Marco Ferri. Buona serata.